Una passeggiata fotografica nei giardini di Parigi lungo la Senna per le strade del centro e della periferia della città attraverso lo sguardo di Robert Doisneau. È questa la rassegna antologica dedicata al fotografo francese e ospitata fino al 5 maggio allo Spazio Oberland della provincia di Milano. Lo Spazio Oberland continua nella sua tradizione di spazio dedicato alla cultura, aperto alla cittadinanza, alla partecipazione più ampia, anche offrendo proposte culturali di grande qualità come questa mostra di Doisneau che inauguriamo oggi. Una mostra dedicata a un grande fotografo, una grande città europea come Parigi, che affascina tutti noi e che ritrae anche momenti di vita normale che viviamo anche noi tutti i giorni. Quindi una mostra significativa e importante che attirerà il grande pubblico. Devo dire anche che, data la recente scomparsa anche di un grande fotografo come Gabriele Basilico, questa mostra è dedicata a lui, in onore anche al suo lavoro e al lavoro di tutti i fotografi professionisti come lui. In mostra più di 200 immagini originali scattate da Doisneau tra il 1935 e il 1991 e che raccontano in modo autentico la Parigi di quel tempo. Tra queste anche i capolavori più famosi, tra cui il bacio dell'Hôtel de Ville, la fotografia scattata davanti alla sede municipale della città nel 1950 che lo ha reso famoso in tutto il mondo. La mostra Paris et Liberté presenta una selezione straordinaria di oltre 200 stampe originali del fotografo Robert Doisneau e rappresenta la selezione fatta dall'atelier Doisneau, quindi dalle figlie di Doisneau, per testimoniare in un'antologica l'intero suo lungo percorso fotografico che parte fino agli anni 30 fino al 1991. I suoi reportage sono delle attente e anche ironiche, perché poi c'è questa grande capacità ironica di raffigurare la cultura parigina attraverso tutte quelle che sono le figure principali, i parigini, cioè da tutti gli ambienti sociali agli ambienti culturali, i luoghi della Parigi iconografica in assoluto, il bistrot, les halles, quello che è nella nostra memoria collettiva.